Sport e coronavirus, nuovo colpo di scena. Prima è stata chiarita in senso negativo l'interpretazione della norma che consentirà all'Internazionale d'Italia di tennis di avere almeno 1000 spettatori sugli spalti per semifinali e finali, in programma domenica 20 e lunedì 21 al Foro Italico. Il nuovo strappo, il governo Conte dunque ha ribadito il suo no alla riapertura parziale degli stadi. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, invece ha detto sì, come aveva fatto per il moto mondiale con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. E in questo weekend il nuovo Gran Premio di motociclismo è aperto al pubblico a Misano. Stadio Tardini di Parma e Mapei Stadium di Reggio Emilia aperti a 1000 persone per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari in programma domenica prossima per la prima giornata del campionato di Serie A. La precisazione sui 1000 spettatori, il dato non è da prendere in assoluto, l'apertura infatti sarà in ogni caso possibile, quando eventualmente verrà estesa a tutti gli stadi di calcio soltanto con l'uso degli appositi dispositivi di protezione, vedi mascherine e distanziamento sociale. Stiamo probabilmente a un decimo della capienza, almeno questi sono i numeri per ciò che riguarda gli internazionali di tennis. L'attuale capienza del campo centrale del Foro Italico supera di poco 10.000 spettatori.